Fede Giorgi, come sono andati gli ultimi allenamenti prima della partita con Vivo? Bene, nel senso che finalmente siamo al completo, quindi Cover è rientrato a tempo pieno, Diamantini ha ripreso a far parte degli allenamenti e quindi riusciamo adesso ad essere, diciamo, al completo, quindi abbastanza bene. In un campionato come questo capita che a volte si debba preparare un match e poi ci si ritrovi a giocare con un'altra squadra, come in questo caso, perché viene anticipata l'undicesima giornata. E com'è per voi? No, deve essere normale, nel senso che abbiamo detto che in questo periodo ci potranno essere questo tipo di situazioni, però insomma abbiamo avuto il tempo, ecco, di focalizzarci adesso sul nostro prossimo avversario, quindi abbiamo avuto qualche giorno per pensare, per allenarci, anche perché poi fondamentalmente molto lavoro lo facciamo sulla nostra squadra e poi chiaramente indirizziamo nell'ultimi giorni, diciamo, qualcosa di attenzione più all'avversario. Vivo Valencia è una squadra che ha coniugato il bel gioco ai punti e attualmente occupa il quarto posto. È una sorpresa? Beh, diciamo una sorpresa in parte, nel senso che sicuramente si aspettava qualche altra squadra vicino al quarto posto. Però per quello che si è visto in questa fase, diciamo, iniziale, o comunque queste partite che abbiamo disputato, credo che sia meritato perché è una squadra in fiducia, ha un buon equilibrio, giocano una buona pallavolo, quindi credo che sia, dal punto di vista di quello che hanno fatto in campo, non è una sorpresa. E anche tu sei un ex della partita perché hai allenato per un periodo Vibo Valencia. E cosa si prova a giocare e magari a battere una ex squadra? Ma sinceramente questo tipo di sensazioni dopo tanti anni, insomma, si riescono a gestire abbastanza facilmente, nel senso che sono state tante le squadre, tante situazioni da ex che niente, si ha solo il piacere di giocare contro una squadra nel quale, una società nel quale si è stati, ma dopo, insomma, Da siamo. giocatore l'avvertivi logicamente di più. Beh, da giocatore, beh, dipende, secondo me più nella fase iniziale della carriera si vivono un po' queste sensazioni o in situazioni, diciamo, molto particolari, altrimenti diventa diciamo, più un'attenzione a quello che bisogna realizzare. Gli ultimi punti del girone d'andata saranno importanti anche per il piazzamento in ottica quarti di finale di Coppa Italia. Già state facendo dei ragionamenti su chi potrebbe essere? No, perché anche adesso, siccome ci sono anche tante partite che sono state rinviate, quindi non è neanche facile capire. Credo che, come giusto che sia, ci si concentri nel realizzare il massimo, poi è chiaro che gli abbinamenti saranno di conseguenza, ma penso che per noi è più importante quello che riusciamo a esprimere domenica dopo domenica. Al momento le due squadre più attrezzate sono la Lube e Perugia. C'è un'altra squadra che ti ha colpito quest'anno per l'approccio al campionato? Ma ci sono tutte queste squadre, come anche Milano, lo stesso Vibo, ci sono diverse squadre che secondo me hanno fatto abbastanza bene. Monza nella parte iniziale, poi si è un pochino, diciamo, persa dopo, ma in generale ci sono tutte squadre che hanno dei buoni approcci alla partita, nel senso che sono tutte squadre che vogliono fare delle buone partite, approcciano bene, giocano al massimo, quindi questa è un po' una caratteristica del nostro campionato. Grazie mille. Prego.